Grazie mille Presidente, grazie per l'accoglienza, grazie per l'ospitalità, per questa mia prima visita in Cina, nostro secondo incontro, come lei correttamente ricordava, quando ero Presidente del Consiglio da poche settimane al G20 di Bali. Chiaramente la Cina per noi è un partner economico, commerciale, culturale di grande rilievo, come lei ricordava correttamente. Questa visita cade in un doppio anniversario, l'anniversario dei 20 anni del nostro partenariato strategico, che chiaramente definisce il livello della nostra cooperazione, e forse ancora più importante i 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo, perché è un anniversario che definisce l'antichità, la profondità dei nostri rapporti, dei rapporti tra due civiltà che sono eredi di una cultura millenaria e che chiaramente nella capacità di conoscersi hanno anche aiutato e contribuito, diciamo, in quella conoscenza ad affrontare, no? Tanti problemi, e questo è molto importante soprattutto in una fase come quella nella quale viviamo. Chiaramente il modo migliore per celebrare questi due anniversari è mantenere quel canale che è stato appunto iniziato proprio 700 anni fa da Marco Polo, aperto, favorire le relazioni economiche, commerciali, culturali e scientifiche, ma anche il dialogo a livello multilaterale in un tempo molto complesso come quello nel quale viviamo, perché il mondo intorno a noi sta cambiando. Il sistema internazionale basato sulle regole è messo in discussione, ci sono nuove tecnologie che impattano e che possono avere risultati incredibili sul futuro delle nostre società. Penso all'intelligenza artificiale, quelle che lei ha definito le nuove forze produttive, facendo forse riferimento proprio a come la produzione può cambiare, all'impatto che queste tecnologie possono avere ad esempio sul mercato del lavoro. C'è una insicurezza crescente a livello internazionale, e io penso che la Cina sia inevitabilmente un interlocutore molto importante per affrontare tutte queste dinamiche, chiaramente facendolo partendo dai rispettivi punti di vista per ragionare insieme di come garantire stabilità, di come garantire pace, di come garantire anche insomma un interscambio che continui a essere libero, perché per farlo abbiamo bisogno soprattutto che rimanga stabile il sistema di regole nel quale ci muoviamo. Quindi grazie per questa occasione. Noi con questo viaggio lanciamo un piano d'azione di 3 anni che abbiamo firmato con il governo, che definisce i prossimi 3 anni della nostra cooperazione bilaterale, con l'obiettivo chiaramente di valorizzare il lavoro che abbiamo già fatto, ma anche di esplorare nuove forme di cooperazione, lavorando allo stesso tempo per un bilanciamento dei rapporti commerciali. E da questo punto di vista penso che l'Italia possa avere un ruolo importante anche per quello che riguarda le relazioni con l'Unione Europea, e anche qui il tentativo di creare rapporti commerciali che siano il più possibile equilibrati. Grazie davvero per questa opportunità, Presidente.